Incidente stradale mortale tra due auto, una Nissan e un Audi, nel pomeriggio lungo via dei Longobardi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il conducente dell'Audi, un 41enne di Foglianese, avrebbe accusato un malore ed accasciatosi, non avrebbe potuto evitare l'impatto con la Nissan. Trasportato in ospedale insieme ad altri due feriti, avrebbe accusato un secondo malore che non gli ha lasciato scampo. Sul posto la polizia municipale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 per trasportare i feriti in ospedale. Il tecnico giallorosso del Benevento Calcio, Matteo Andreoletti, è stato esonerato dalla società della presidente Oreste Vigorito. Infatti, dopo gli ultimi deludenti risultati che hanno visto la Strega perdere contro l'Avellino e contro il Catania in casa, è arrivata l'amara decisione di esonerare il tecnico giallorosso. Il Benevento chiude il girone d'andata del campionato di Serie C Girone C ancora con una sconfitta, questa volta ad opera del Catania che ha espugnato il Vigorito con il risultato di 4-0. Termina così un 2023 da incubo, prima la retrocessione dal campionato di Serie B e poi una seconda parte del torneo di Serie C da dimenticare. Amarezza nei tifosi giallorossi che hanno assistito all'ennesima prestazione deludente della squadra di Andreoletti, due espulsi Caric e Talia e quattro reti degli isolani risvegliati in questa stagione da Paleari e compagni. La situazione è diventata oramai insostenibile. Il Benevento continua a colare a picco senza dare segni di reazione. Il tabellino vede il Benevento schierare in campo il 3-5-2 con Paleari, il Quachibi, Capellini, Rillo, Improta, Caric, Talia, Pinato, Masciangelo, Ferrante e Marotta. Ai cambi Viscardi, Bolzius, Agazzi, Sorrentino e Alfieri. Nel post-gara di Benevento-Catania, terminato con il poker subito dalla Strega per mano degli elefanti, nella sala stampa del Vigorito si è presentato solamente il direttore tecnico giallorosso. Ascoltiamo le sue dichiarazioni ai microfoni di TV7. Sono venuto io perché è giusto in questo momento che venga il responsabile, perché essendo il responsabile nei momenti difficili bisogna prendersi le responsabilità. Quindi sono venuto io, non parlerà nessun altro, ma non perché vogliamo assolutamente non rispettare il vostro lavoro e tutto il resto, però secondo me questo è un momento dove è bene parlare poco, farsi un esame di coscienza, stare belli, belli concentrati e comunque che parli, ripeto, e metta la faccia a quello che ha la responsabilità di metterla. Quindi è un momento difficile, un momento che è innegabile perché comunque è così, quindi io sono venuto solamente qui perché metto la faccia e dico che siamo consapevoli del momento che stiamo attraversando, però sicuramente io non mollo e la società non molla, quindi ci farà dispiacere, ci farà passare un Natale brutto, ma questo dispiacere e questo Natale brutto ti darà solo forza per fare ancora meglio e per andare avanti dritti in quello che abbiamo in testa. Questo è un po' il quadro, anche se ripeto, dirlo ora lo so che è una cosa che può sembrare folle, però io, ripeto, mi sento responsabile, ho parlato al Presidente, gli ho chiesto io di poter venire qui a mettere la faccia perché credo sia giusto. E poi questo è quello che vi posso dire in questo momento. Io vengo qui a fine partita e quindi non è che sono qui e se cerco di essere sereno, ma non credo di essere sereno, perché se devo essere... Posso avere mille difetti e ce n'ho, perché di difetti ce n'ho tanti, ma uno che non c'ho è quello di non essere sincero. Quindi
In questo momento ho dentro mille situazioni, mille emozioni negative, perché io sono sempre convinto che in qualche modo si deve svoltare tutto il resto. Devo avere anche un approccio un pochino più sereno e anche diretto col presidente, e quindi, però siamo tutti sicuramente sotto esame, e quindi non devo essere neanche uno che se viene qui a dire va tutto bene e non ci sono problemi. Sicuramente stiamo valutando, e quindi, però è una risposta in questo momento, non me l'aspettavo questa domanda, non è che sono nato sotto un cavolo, però in questo momento stiamo riflettendo. Se sono qui io, sicuramente le cose non vanno bene, perché io quando parlo vuol dire che c'è sempre un problema, perché se non c'è problemi io non parlo. In una banca come la nostra non ci sono distanze, ci sono persone, Francesca, Antonio, Elisa, persone che vivono gli stessi territori e se ne prendono cura, oltre i ruoli, oltre gli schemi. Noi e voi, insieme, siamo Banca Popolare Pugliese, la banca oltre la banca. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, con proprio decreto, ha provveduto alla nomina dei 5 componenti del Consiglio d'amministrazione della Fondazione Città Spettacolo. Si tratta di Ferdinando Creta, Romilda Lombardi, Massimiliano Nave, Romolo Maria Salvione e Domenico Zerella. Il sindaco Mastella inoltre procederà a delegare Oberdan Picucci, già assessore alla cultura, quale presidente della Fondazione Città Spettacolo. Raggiungiamo uno straordinario successo per Forza Italia, che elegge 2 consiglieri provinciali e si attesta alla guida della centrodestra negli enti locali sanniti. Abbiamo dimostrato, seppur in un'elezione di secondo livello, che quando il centrodestra marcia unito è vincente. Oramai Mastella è sulla via del tramonto. Così l'onorevole Francesco Maria Rubano. Ascoltiamo le sue dichiarazioni in conferenza stampa ai microfoni di TV7. Ringrazio i tantissimi sindaci e consiglieri comunali che ci hanno consegnato una responsabilità importante. 169 sindaci, tra sindaci e amministratori comunali, quindi 169 elettori, hanno scelto Forza Italia, hanno creduto nella nostra azione politica, partitica e istituzionale che con tanto impegno e con tanti sacrifici stiamo, diciamo, svolgendo nell'interesse della collettività. Ringrazio anche tutti i dirigenti di partito, i militanti, i commissari, perché noi abbiamo avuto un impegno radicale anche dalla base di Forza Italia. Coloro i quali non hanno la funzione, non svolgono il ruolo di consigliere o di sindaco, si sono comunque visti impegnati fortemente in questa competizione per garantire il massimo risultato per la nostra componente partitica. È un risultato ovviamente storico se si dà una lettura vera, se si dà una lettura legata alla aritmetica politica, quindi se si scorpora anche il dato del voto ponderato che pesa quello di Benevento Città. Voglio ricordare che quando il PD governava, il centro-sinistra governavano Palazzo Mosti, vinceva le elezioni provinciali. Quando altre componenti hanno ovviamente avuto, così come hanno attualmente, il governo della città e quindi hanno di fatto, diciamo, il pacchetto numerico maggioritario in Consiglio Comunale a Palazzo Mosti, ribaltano ovviamente il risultato. Il centrodestra rispetto all'appuntamento elettorale del 2021 è cresciuto del 300%. Basta ricordare che noi abbiamo conseguito 8.000 voti come centrodestra unito nel 2021, nel novembre 2021, oggi ne abbiamo conseguito 28.000 e passa. Quindi leggevo stamattina che qualcuno accusava Forza Italia di essere ossessionata da Mastella, cioè, scusatemi, il nostro avversario politico è Clemente Mastella, non è che posso parlare del sindaco di Napoli Manfredi, e noi abbiamo fatto una competizione elettorale in provincia di Benevento, non c'è un'ossessione su Mastella, un'ossessione di che?
perde sicuramente alle politiche, perde continuamente consiglieri. Tra il 2021 e il 2022 ha perso ben due consiglieri, perde in tutte le fasce, si salva solo con l'alleanza con Essere Democratici. Vedremo se durerà, perché poi dobbiamo capire qual è, se c'è una forma di baratto e se Essere Democratici si presterà. Io non credo che quella componente si presterà ad una compensazione non politica rispetto anche agli ultimi fatti di cronaca che stiamo leggendo. Secondo me ci vuole anche un nuovo codice etico alla Rocca dei Rettori, ci vuole un nuovo codice etico. Quindi nessuna ossessione, il nostro interlocutore politico come avversario è lui, dobbiamo ovviamente avere il contraddittorio soltanto con lui e con il Partito Democratico, ma non con altri. Davvero si fatica a credere come alcuni esponenti di Forza Italia possano in un colpo solo mandare al macero tanto l'aritmetica quanto la grammatica politica. L'area Mastella, con 5 consiglieri e il presidente, mantiene una maggioranza autonoma alla provincia. Basta fare un elementare conteggio. Prendiamo atto che a Benevento si stravolgono la storia e la geografia della politica. Forza Italia arriva a rivendicare i seggi del PD. Così in una nota il presidente di Noi di Centro, Domenico Vessichelli. Queste follie perpetrate in nome dell'antimastellismo mio per realtà continuano a produrre sconfitte e una sostanziale perdita di credibilità. 4 partiti messi insieme hanno raccolto 2 consiglieri in meno dell'area mastelliana. La loro vittoria è quella di Pirro, le loro analisi politiche sfidano addirittura il comune buonsenso. Premesso che si è trattato di elezioni senza voto popolare, quindi relativamente indicative delle tendenze in atto, il dato che emerge pare evidente. L'avanzata del centrodestra mette in discussione la maggioranza consiliare di cui il blocco mastelliano disponeva alla Rocca dei Rettori. È ovvio che siamo in presenza di uno scenario del tutto inedito con cui bisognerà fare i conti. Così in una nota Città Aperta. Mastella per il momento si è rifugiato nella propaganda dicendo di aver vinto. In realtà ha perso un consigliere regionale, l'unico che aveva. Ha perso un consigliere provinciale e ha perso pure un consigliere comunale. Peraltro fra i più attivi e preparati della sua maggioranza. Che dire, auguri e 100 di queste vittorie. La verifica dei voti persi non può continuare a segnare il passo di una sinistra che non fa ammenda dei problemi legati ad una radicata divisione alimentata dalla difficoltà di avere una visione politica costruttiva e di ripresa e resilienza che non trova spazio all'interno della PD e con gli alleati. Così Filomena Di Mezza, candidata al Consiglio Provinciale di Benevento in quota PD, una fuga per la ricerca di un'individualità che non è il sentiero che conduce ad un risultato per un contenitore politico all'interno del quale si vogliono affermare solo posizioni singole. Quanto ha detto il risultato elettorale della elezione per il Consiglio Provinciale mette in mostra, per coloro che non se ne fossero accorti, di quanto sia stato eccellente l'operato dell'onorevole Francesco Maria Rubano in questi mesi. Forza Italia è un partito che sa stare al fianco della gente e sa come si governa. Così in una nota a sua firma Arturo Vernillo, dirigente provinciale di Forza Italia. Il partito azzurro gode di un gruppo dirigente capace, esperto ma anche giovane e dinamico, che non teme il confronto politico sulle questioni ma che rifiuta le logiche spartitorie di chi esce sempre più malconcio dalle recenti competizioni elettorali. Tutte le verità del mondo non possono confutare una verità oggettiva. Il PD e i suoi satelliti sono gli sconfitti del voto, non solo. Gli esponenti di Città Aperta hanno sfogliato la Margherita, meditato improbabili aventini, per poi condannarsi al solito ruolo ancillare e subordinato ad un PD Conte Ugolino che, come il personaggio dantesco mosso dalla disperazione, finì per mangiare i suoi figli. Lo scrive in una nota il coordinatore cittadino di Noi di Centro, Cosimo Lepore. Questa eterna incompiuta, che è la storia recente della PD e soci nel Sannio, è solo un certificato di opposizione permanente. Mi preme ringraziare l'onorevole Francesco Maria Rubano per l'attenzione che sta dimostrando come deputato e come uomo alla drammatica questione riguardante la sanità, affermato in una nota a sua firma Sabrina Morante, responsabile delle politiche sociali di Forza Italia, soprattutto nel Mezzogiorno, dove le strutture deficitarie e le risorse ospedaliere, sempre minori, stanno logorando il settore. È necessario riaccendere i riflettori e avanzare proposte concrete.
I carabinieri di Sant'Agata de' Goti hanno dato esecuzione all'ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di dimora in Campania con divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione di braccialetto elettronico emessa dal GIP presso il Tribunale di Benevento su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di un 53enne originario di San Benedetto del Tronto, gravemente indiziato del delitto di violenza sessuale aggravata e continuata in danno della figlia minorenne della compagna. L'attività di indagine è stata avviata dai carabinieri di Sant'Agata de' Goti nel mese di aprile del 2023 a seguito della denuncia sporta dal padre della minore che raccontava le confidenze ricevute dalla stessa classe 2014 in ordine ai ripetuti toccamenti in parti intime subiti ad opera del nuovo compagno della madre. L'attività di indagine meticolosa e dettagliata consisteva nell'escussione delle persone informate sui fatti, nell'acquisizione di documenti rilevanti, nell'effettuazione di consulenza psicodiagnostica e di attività tecnica e culminante nell'effettuazione di incidente probatorio che ha consentito di raccogliere gravi indizi di reato a carico dell'autore delle condotte denunciate. Il GIP presso il Tribunale di Benevento, accogliendo la richiesta della Procura, ha emesso il provvedimento applicativo della misura cautelare del divieto di dimora in Campania con divieto d'avvicinamento alla persona offesa e con applicazione di braccialetto elettronico. In via Paolella a Benevento, per causa in corso di accertamento, una Renault Scenic condotta da un 50enne, dopo aver urtato una Smart guidata da un 38enne, si è ribaltata sulla corsia opposta rispetto al senso di marcia. I due veicoli hanno riportato gravi danni, fortunatamente per gli occupanti solo qualche scoriazione ma nulla di grave. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Municipale per effettuare i rilievi del caso, i Vigili del Fuoco e la ditta Sicurezza Ambiente S.P.A. per ripulire la strada dai detriti lasciati dai veicoli incidentati. Contestata la violazione al conducente della Renault Scenic per aver omesso il controllo dell'autovettura e per non aver evitato la collisione col veicolo in sosta. Grande commozione a San Lorenzello, dove nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo Martire, colma di fedeli come non mai, il parroco Don Claudio Carofano ha celebrato i funerali dei due sfortunati giovani che a seguito di un tragico incidente stradale avvenuto tra sabato e domenica ci hanno rimesso la vita. Biagio Festa di 24 anni e Giampiero Durante di 28 anni sono stati omaggiati dalla presenza di centinaia di compaesani che hanno voluto, al fine del rito religioso, accompagnare le bare in spalla fino all'adiacente piazza Antonio Cestari. Per l'occasione il primo cittadino di San Lorenzello, Antimo Lavornia, ha proclamato il lutto cittadino, sospendendo tutte le manifestazioni natalizie in corso. Natale è tempo di gioia e di festa, ma è anche tempo di solidarietà, di gesti di generosità che, anche se piccoli, hanno il potere di deflagrare, come luminosi fuochi d'artificio nel cuore di chi li riceve. Lo sanno bene coloro che lavorano nel mondo delle associazioni di volontariato e toccano con mano la sofferenza quotidiana di chi, in un mondo dominato dall'opulenza, paradossalmente fa fatica anche a mettere un piatto caldo a tavola. Ecco perché l'Istituto di Istruzione Secondaria Alberti di Benevento ha risposto all'appello lanciato dalla Caritas per una raccolta di beni alimentari di prima necessità da destinare ai meno fortunati. Nella giornata di giovedì il presidente della Caritas ha incontrato la dirigente scolastica e una rappresentanza di tutta la popolazione per ricevere quanto è stato donato da docenti e alunni. Il sindaco Clemente Mastella ha comunicato che si svolgerà martedì 27 dicembre alle 18 in via Torre della Catena la cerimonia di inaugurazione del progetto PIX, la città medievale. Il programma continua ad aprire lo scrigno per mostrare le realizzazioni di pregevole valore che arricchiscono e valorizzano il patrimonio storico-artistico della città. Così in una nota il sindaco Mastella e il vice sindaco con delega ai PIX Francesco De Pierro. Il comitato esecutivo dell'EIC, riunitosi nella sede di Via De Gasperi, ha approvato il piano d'ambito distrettuale Sanita e gli atti per l'avvio della gara per l'individuazione del socio privato della società mista per l'affidamento del servizio idrico integrato. Si compie così l'ennesimo passo in avanti nell'ottica del percorso intrapreso per l'aggiornamento dei piani d'ambito al fine di renderli sempre più coerenti con la normativa vigente. Approvate anche le tariffe per l'acquedotto Pugliese S.P.A. e Alto Calore Servizi
Servizi S.p.A. in linea con l'attività in corso per l'aggiornamento dello schema regolatorio tariffario 2020-2023 ed ancora sono stati approvati la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione, il DUP 2024-2026 e il bilancio di previsione 2024-2026 con relativi allegati e indicatori di bilancio per consolidare ulteriormente le basi su cui si fonda la visione strategica nei prossimi anni. Come ogni anno, la rete museale della provincia di Benevento nel periodo delle festività natalizie osserverà i seguenti orari di apertura e chiusura: il 24 dicembre e il 31 dicembre apertura alle 8 e chiusura alle 14.30, il 25 dicembre e il 1 gennaio chiusura, lo comunica il presidente della provincia di Benevento, Nino Lombardi. In una banca come la nostra non ci sono distanze, ci sono persone, Francesca, Antonio, Elisa. Persone che vivono gli stessi territori e se ne prendono cura. Oltre i ruoli, oltre gli schemi, noi e voi, insieme, siamo Banca Popolare Pugliese. La banca oltre la banca. È tutto con questa notizia. Vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash. Oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.